dopo circa 11 ore di volo. Erano 11 ore? Quante ore di volo? 11 ore e mezzo di volo. Siamo arrivati finalmente a Colombo, in Sri Lanka, nell'aeroporto internazionale della capitale, e adesso siamo ad Ambulla, che è una città nei dintorni, e siamo stanchissimi, ma veramente stanchi, però siamo pronti ad affrontare questa giornata. Ci riposeremo soltanto stasera e vi voglio far vedere cosa ci hanno regalato appena arrivati. Una coroncina di fiori. E poi ci hanno spiegato che il saluto che si utilizza qui è Ambulla, se non erro. Perdonatemi se ho sbagliato, però più o meno dovrebbe essere qualcosa del genere, con le mani giunte. Niente, vi porto alla scoperta di questo paese, in questo mini vlog vi faccio vedere i primi due giorni. Questa è la stanza. In questo posto sentite gli uccellini, uccelli di ogni genere, volatili di ogni genere che io non conosco, e lì c'è la casetta sull'albero che tutti sognavamo da piccoli. È un posto meraviglioso, direi che questa esperienza in Sri Lanka inizia alla grande. Ma non guardate le mie occhiaie perché abbiamo dormito pochissimo in aereo, quindi ci rifaremo domani. Buongiorno. Buongiorno, anche oggi siamo stanchissimi, però siamo a Sigiriya e siamo pronti per affrontare questi 1200 gradini. Si tratta di un sito UNESCO che molto probabilmente diverrà l'ottava meraviglia del mondo, quindi vi portiamo a scoprirlo con noi. Ecco, vedete lì? Dobbiamo salire fin su in cima, proprio lì. Ok, siamo arrivati in cima miracolosamente, più di 1200 gradini per vedere questa meraviglia. Sì, io direi che si può proprio definire una delle otto meraviglie del mondo. Ho visto Monaco. Anche monaci usano la tecnologia. Guardate, sta fotografando col suo telefono. Insomma, l'acido lattico alle stelle, le gambe di pietra dopo tutti quei gradini, però adesso si riparte. Ci aspetta il safari.